Vertice provinciale del Partito Democratico ieri sera a Pescara nella sede di Via Lungaterno, Sala Berlinguer, in vista delle prossime elezioni amministrative. La volontà è quella di costruire un'alleanza con Movimento 5 Stelle, Sinistra Italiana Azione e i comitati cittadini in polemica aperta con il centrodestra sul modello di Abruzzo Insieme, il progetto politico con Luciano D'Amico già in corsa alle elezioni regionali. Si individua un percorso da intraprendere più che iniziare a fare i primi nomi? Assolutamente sì, infatti noi abbiamo deciso per l'appunto a valle della decisione presa dai livelli regionali sulle elezioni regionali di marzo prossimo di avviare la riflessione sulle amministrative che coinvolgono tra l'altro larga parte del territorio provinciale, non solo Pescara, perché ad esempio immaginiamo Letto Manoppello, Montesilvano, Città Sant'Angelo, Pescara stessa. Cappelle sul Tavo, comuni comunque molto importanti, e credo, diciamo, che se i numeri non mi ricordano male, credo che siamo a oltre un terzo degli elettori della provincia chiamati al voto nel corso del prossimo giugno, quindi diciamo Pescara è una parte importante, fondamentale, ma che si accompagna ad un processo, ad un percorso che è molto più ampio. Nel Partito Democratico c'è attesa per la scelta del Movimento 5 Stelle che deve gestire il caso Domenico Pettinari. Il consigliere regionale infatti ha annunciato da tempo che si candiderà a sindaco e correrà da solo. Il dialogo è aperto, come ho detto prima, con le forze, diciamo, di ispirazione progressista, e con il Movimento 5 Stelle, con Azione, con Italia Viva, con chiunque voglia costruire l'alternativa alla destra. Questo ovviamente noi lo facciamo mettendo a disposizione la nostra comunità organizzata di democratici e democratici, la nostra forza, le amministratrici e i nostri amministratori. Quindi è quello il modello che intendiamo regalare alla cittadinanza e al vaglio del voto della cittadinanza.